Benvenuti alla Nuova Salute. Oggi parleremo di prostata. Che cos'è la prostata? La prostata è un organo che fa parte di quegli organi della sfera urogenitale e che è un organo specifico maschile. La prostata può ammalarsi di due patologie in particolari che vengono suddivise in patologie benigne e patologie maligne. Le patologie benigne sono le famose prostatiti che possono essere curate con terapie antibiotiche specifiche, mentre invece le terapie maligne sono i tumori della prostata, che nel 10% dei casi sono tumori ad elevata malignità, mentre invece nel 90% dei casi sono tumori a bassa malignità, quindi possono essere curati e tenuti sotto controllo per molti anni. Quali sono i sintomi che ci fanno capire che la prostata si sta ammalando? Principalmente sono difficoltà alla menzione, pesantezza notturna e tutta una serie di difficoltà che rientrano appunto nella sfera urogenitale. Per prevenire le patologie prostatiche o soprattutto per capire se si è predisposti ad ammalarsi di patologie prostatiche, arrivato a un certo punto della nostra età, intorno ai 48-50 anni, è necessario cominciare a fare determinate indagini. Queste indagini sono una ecografia prostatica e anche un'ispezione della prostata. Il medico a cui bisogna rivolgersi è l'urologo. Altra indagine specifica è il PSA, un esame del sangue che ci fa capire se c'è un antigene specifico nel nostro sangue, il cui valore, se è normale, ci dà un segno di normalità dell'attività prostatica, mentre invece se questo antigene, il valore è elevato, è un campanello di allarme. Cosa bisogna fare per non ammalarsi di patologie prostatiche? Evitare assolutamente il fumo, avere un'alimentazione sana e all'interno di questa alimentazione evitare cibi piccanti, evitare di bere superalcolici e soprattutto tenere sotto controllo l'attività dell'intestino, perché per il circolo enteroprostatico, se il nostro intestino si ammala, anche la prostata subisce poi degli effetti secondari del cattivo funzionamento dell'intestino. Il moto è importantissimo, perché bisogna tenere in attività la zona pelvica. Più teniamo in attività la zona pelvica e più la circolazione della prostata è attiva, e in questo caso la prostata lavora e funziona meglio. Anche perché passare tante ore in macchina, stare tanto tempo seduti alla scrivania, sono delle posizioni che non favoriscono la circolazione prostatica e quindi possono predisporre a determinate patologie. In conclusione, dobbiamo dire che una alimentazione sana, una sana attività sessuale, la troppa astinenza fa male, la troppa attività sessuale fa male, quindi trovare sempre una via di mezzo, possono aiutare a tenere una prostata in buona salute e a quindi a prevenire tutta una serie di patologie che abbiamo appena descritto. Vi ricordo che la prostata principalmente è una... Le patologie della prostata sono delle malattie dell'età adulta, per cui dopo i 48 anni bisogna mettere in campo tutte quelle attività che vi ho segnalato per capire se la nostra prostata è in buona salute o meno. Con questo vi saluto, vi ricordo la nostra posta elettronica salute@lanuovatv.it. Buona salute a tutti.